Lo sviato è colui che ha ricevuto la parola del Signore e forse in un momento di debolezza, di confusione, inizia a non sentirsi più soddisfatto di quella parola o cerca qualche altro modo per poter così acquietare, azzittire la propria coscienza e continuare a fare quello che si ha voglia di fare. Noi da quando abbiamo conosciuto e incontrato il Signore abbiamo considerato che essere sottomessi al Signore è per noi un gran bene. La parola di Dio a volte ci chiama a reprimere i nostri istinti, ma se continuiamo a sottometterci alla parola del Signore, noi riceveremo solo un gran bene e grandi benedizioni. E quello di cui voglio parlare questa mattina, invece, è la fiducia del credente. Salmo 40, verso 4. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. È Dio che agisce affinché la nostra fiducia sia riposta in Lui. E non abbiamo scuse, perché Dio si è preso questo impegno. La sua parola è dolce, ma è anche forte. Arriva nell'intimo e ci conduce a riporre tutta la nostra fiducia nel Signore. Di cosa sei sfiduciato, caro credente, cara anima? Cosa ti sta portando ad essere uno scoraggiato, uno al punto di dire, come in Lamentazioni, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore? Perché l'Eterno regna sovrano su tutti. L'Eterno regna sovrano su tutte le nostre delusioni. E allora voglio smettere di correre inutilmente per cose che non soddisfano il cuore, per cose che non producono nessun tipo di ricchezza, per cose che non possono darmi quella fiducia di cui io ho bisogno. Ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te. Non sta parlando alle grandi masse, il Signore sta parlando a te, come sta parlando a me, individualmente. Il Signore si è preso questo impegno, questo incarico, perché nel suo desiderio è che il tuo cuore sia pienamente istruito. E quando il Signore parla, c'è una motivazione ben precisa. La parola non giunge mai a caso, perché lo Spirito di Dio che conosce, che scruta i nostri cuori e che ci fa ricevere questa meravigliosa parola,